sentiamo un po' cosa sanno dirmi questi malandrini. Senti, tu sai dirmi come nascono i bambini, lo sai dire? Se me lo dici bene, guarda, ti faccio un bel regalo. Dillo a te. Dalla pancia. Come dalla pancia? Dalla pancia. Lo fiore, lo fiore, fiore. La lavatrice porta il fiore nella borsa. Come, come? La lavatrice. La levatrice. Dimmelo tu, Salvatore, dimmelo tu. Cagiati. Come nascono i figli? Vena la lavatrice. Dalla borsa. Da un fiore. Senti, Guaglione, come nascono i bambini, lo sai? Come sei nato tu, non lo sai? Non lo sai? Io, zia mia. Zia mia. Zia tu. Uno zio tuo? Sei nato, ti ha portato uno zio? Sì. A me l'ha portato la cicogna. Ti ha portato la cicogna. E tu, come sei nato? Michele. Sono alzato il cubetto. Sentite, vediamo un po' chi di voi tre sa dirmi come voi siete nati, come nascono i bambini, chi me lo sa dire? Tu lo sai dire? Non lo sai dire? E tu, Matteo, lo sai come sono nati i bambini? Ma quello che sta qui. E tu? Neanche tu. E tu? Ma se non nascono i bambini, ci vedo. Vieni qui. Ma quello che sta qui. Tu non lo sai, non lo sai. Non sono nati sotto i fiori, sotto i cavoli, non le portate la cicogna, no? No. E allora come sono nati? Come sono nati i pisciritti? Come se la cavano i ragazzi di Palermo? Come nascono i bambini? Non lo so. Non lo sai? Tu lo sai? Io no. Dillo tu. Dillo. Tu lo sai come nascono i bambini? No? Io per me nasco la cicogna alle porte. E chi glieli dà la cicogna? Gesù. Allora la cicogna va da Gesù, Gesù le affida il bambino, la cicogna scende giù a Palermo e dove lo mette? Accanto alla mamma. Perché io ho visto quando è nato un figlio di un'amica di mia madre, l'ho visto sì. Che era in un cestello. Sì. Allora? Allora spiegami. In un cestello di velo. Ah sì, e chi l'aveva messo lì? La cicogna. Ma la cicogna come fa che non ha le mani? Dio. Ma è la cicogna o è Dio allora? Chi è che la porta? Dio o la cicogna? La cicogna. E chi l'ha messo dentro il cestello? Dio. Ah Dio. E la mamma del bambino cosa diceva? La mamma del bambino era felice e contenta. I feel the things you do. Then you'd know how completely I'm counting on you. Professor Musatti e Moravia, io mi rivolgo a voi come a due autorità e vi chiedo che senso può avere fare un'inchiesta come quella che ho cominciato. Tu, Moravia, che ne pensi? Penso che sia bene farla, qualunque siano gli effetti e i risultati di questa intervista. Perché è una cosa che si fa per la prima volta, cioè per la prima volta, o quasi, credo che si faccia un film, quello che i francesi chiamano Cinema Verità. E per la prima volta questo Cinema Verità in Italia parla della questione sessuale, la quale è tabù non soltanto sullo schermo, ma perfino nei salotti o nelle conversazioni abituali.
Perciò credo che in sé per sé l'intervista sia bene farla. Ma io penserei che la gente o non risponde o risponde in modo falso. E questo per quale ragione? Per ignoranza del problema o per paura? Ma è vero, lei sa che da un punto di vista psicoanalitico l'ignoranza e la paura non sono due cose staccate. Esiste una ignoranza per paura, cioè esiste la possibilità che noi nascondiamo a noi stessi determinate cose perché ce ne difendiamo, e allora queste cose le ignoriamo. E per ciò che riguarda il sesso è proprio così. Una specie di crociata contro l'ignoranza e la paura. Insomma, questi sono i termini più o meno di una dissacrazione, non ti pare, Moravia? Sì, è questo quello che volevo dire, è una dissacrazione. Ricerche primo. Grande fritto misto all'italiana. Dove si vede una specie di commesso viaggiatore che gira per l'Italia a sondare gli italiani sui loro gusti sessuali. E ciò non per lanciare un prodotto, ma nel più sincero proposito di capire e di riferire fedelmente. Dove si vede per prima cosa come gli italiani accolgono l'idea di un film di questo genere e di conseguenza come si comportano di fronte all'idea dell'importanza del sesso nella vita, molto allegramente, nota del regista. Secondo lei i problemi sessuali vanno trattati esplicitamente oppure meglio tacerne? Per me è meglio tacerne. In Italia se ne tace o se ne parla? Se ne parla troppo. Se ne parla abbastanza e male. Ti piacerebbe vedere un film che ti spiegasse queste cose? A me no. E perché? Perché non mi piace. Mi interesserebbe più forse un film un po' pornografico, un spogliarelli, cose di questo genere? Sì, un po' spogliarelli. Ti interesserebbe più quello che invece un film che invece tratti proprio onestamente, scientificamente del problema? Sì. Sembra giusto questo? Almeno a me. Non te ne vergogni un po'? No. E tu che ne dici? Gli spettacoli un po' erotici, gli spogliarelli, eccetera, ti piacciono o no? La mia passione. Ci sei mai andato? Ci sono andato una volta. Dove? A Tobruk. Dove? A Tobruk, in Libia. Ti sei divertito? Ma da... Cosa ne pensi di questo ragazzo che va a vedere gli spettacoli poco decenti? Che è furbo. Ma tu li approvi, questi spettacoli? Beh, come donna non dovrei approvarli, ma se fossi un uomo la approverei. Lei cosa ne pensa degli spettacoli scandalistici? Io di certo non li approvo, comunque li tollero perché sono un divertimento come un altro. Comunque io non li andrei a vedere. Per ragioni morali o per ragioni estetiche? Per entrambi i motivi. E per te il problema della sessualità è un problema molto importante o no? Sì. Lo dici talmente cupamente che fai quasi paura. Non ti fa allegria questo pensiero, questa preoccupazione? No. Cioè è più una cosa triste che una cosa allegra? Sì. Dunque, la sessualità è triste ma è importante per te? Secondo me il problema della sessualità è un problema anche importante, però per me viene in secondo piano. E il primo problema per lei qual è? Il problema sentimentale. E il problema economico in che rapporto sta con questi due? Un po' difficile rispondere a questa forse domanda. Il primo è quello? Penso di sì. Senta signora, per lei il problema del sesso è un problema che l'ha interessata, che l'interessa? Ma veramente mi ha interessato più che mi interessa, io l'ho anche superato per dire la verità. Ma lei ha un figlio? Sì, io ho un bambino, sì, di 12 anni e mi preoccupa la sua crescita, come verrà, come non verrà, i suoi problemi, i suoi pensieri. E tante volte io vorrei parlarne con lui, ma è piccina ancora, penso che... A 12 anni già certe curiosità le avrà in mano. Le avrà e forse se le sarà anche risolte un pochino da sé, perché sì. È un bambino piuttosto sveglio. E alle volte io cercherei quasi di intavolare una diciamo piccola discussione, ma vedo che lui è un po' evasivo, forse si vergogna. Ho capito. Lei l'ha studiato dal punto di vista sessuale suo figlio? Come studia se ha l'influenza, no? La febbre o no? Per me è sempre un bambino piccino. Lei vorrebbe che suo figlio però rientrasse perfettamente nella norma sessuale. Si capisce, vorrei sì che rientrasse nella norma sessuale, insomma regolare diciamo, da uomo. Allora per poter regolare suo figlio in questo senso lei deve conoscere questi problemi. È vero, infatti, sì, bisognerà che mi interessi un po' di più di quello che ho fatto fino ad ora. Scusi, signorina Jacqueline, per lei il problema sessuale ha molta importanza nella vita moderna o no? Sì. E per lei personalmente? Per me come per tutti quanti. In maniera particolare, in maniera eccessiva o no? Non eccessiva, normale. Normale. Ma questo secondo lei, il fatto che il problema sessuale abbia molta importanza nella nostra vita, è un fatto positivo o negativo?
Oddio, che domanda. Beh, certo, sono domande un po' cretine. Per lei Peppino di Capri? Penso di no. Per quale ragione? Beh, sa, c'è gente qua. Ma... parli, parli. Anche perché è una ragazza troppo... Sì. Allora mi dica, allora mi... per lei personalmente lo è o non un problema importante? No, per me personalmente è importante, insomma, vabbè, oddio, è tutto, però nel mondo di oggi, sa, queste cose, io dico. Sì. Ho capito, no. Secondo lei questo problema si presenta sotto una maschera diversa, ma nel profondo invece è importante, vorrei dire questo, forse. Sì, questo, esatto. Grazie. Prego. Dove si vede come sul problema che per primo viene in mente facendo un lavoro di questo genere in Italia, cioè il gallismo, gli italiani si dividono o si uniscono di fronte all'alternativa essere un Don Giovanni o un bravo papà? Comunque tu da borghese ti sento un Don Giovanni. Don Giovanni, adesso mi sono espresso un po' male. Ma insomma, ti piacerebbe essere un Don Giovanni o no? Sinceramente no. No. E perché? È la società che mi rende... Questa società bisogna essere Don Giovanni, altrimenti... In questa società bisogna essere Don Giovanni. Perché se no? Se no sei un fallito. Ah, interessante. E tu? No. E tu come mai? Perché sono basso. Ma ti piacerebbe essere un poco più alto per poter essere un rubacuori? No, sono bene come sono. Sono abbastanza buono. Ah, insomma, delle donne le conquisti ugualmente? Ugualmente. E sentiamo un po', quante donne al giorno vorresti conquistare? Conquistare? E mi contentere di 3-4. Ah, insomma, vorresti essere un Don Giovanni allora, in conclusione. Ma no, il Don Giovanni conquista le donne più belle, noi ci accontentiamo anche di quelle più scaltre. Ah, ho capito. Senti, e tu ti senti un Don Giovanni o no? Beh, io no, veramente. E perché? Perché? Perché non c'ho il fisico adesso da Giovanni. Il fisico adesso da Giovanni? Beh, ma sai, il fisico non conta, sai, possono contare altre qualità. Le qualità ci sono poche. Ma ti piacerebbe esserlo? Ostia, ti piacerebbe. E tu, abruzzesino? Un Don Giovanni proprio, no, perché, insomma, non sono proprio il Don Giovannone, comunque un Don Giovannino mediocre, insomma, mi piacerebbe. E tu, veneziano? perché? Non mi piace le ragazze perché sono nato storto. Se tu dovessi scegliere uno ti dicesse tu sei un grande Don Giovanni o un bravo padre di famiglia, cosa preferiresti? Beh, meglio un bravo padre di famiglia. E tu? Sceglierei il padre di famiglia. Bravo. E tu, Romano? A me mi piacerebbe essere un Don Giovanni, ma bisogna averci i soldi innanzitutto. E fa una vita agiata per essere un Don Giovanni. Ah, ma tu conquisteresti le donne con i soldi? Bene. Beh, no con i soldi, io conquisterei... A parte uno conquista col fisico, ma sinceramente che c'è, come fa a andare con queste donne? Insomma, comunque la vita sessuale è una cosa molto importante nella tua gioventù. Beh, senz'altro la vita sessuale è una cosa importante, perché se mancherebbe quel fattore uno che vivrebbe a fare praticamente. Dove si vede come nel mondo contadino in crisi sopravviva l'antico amore per la vita brutalizzato dal mondo industriale e come quindi i contadini siano in definitiva molto moderni nel rispondere alla domanda piuttosto vecchiotta era meglio una volta? Per lei che vive qui in campagna, nella provincia emiliana, il problema più importante della sua vita qual è? Non gli saprei dire proprio il più importante, per me è l'agricoltura, di sviluppare l'agricoltura al massimo, dato che io sono appassionato per la terra e per l'agricoltura. Per me il problema più importante è quello di sviluppare l'agricoltura. Senta, nel campo sessuale, nel campo dell'amore, di queste cose qui, è un problema importante per voi questo o no? Mo senz'altro è importante di qui. Quelli sono cose che devo chiedere ai giovani, non è che ormai io... È un problema che è già oltrepassato quello lì per me. Per lei, signorina, il problema dell'amore è importante? Sì. E per lei, signora, scusi? Ma è stato lì, ormai è passato. Ma lei pensa che i giovani di adesso siano più liberi di quando era giovane lei o no? Sì, poi molto. Molto più liberi? Sì, del mio tempo sì. Molto più liberi. Ma è meglio come adesso o è meglio come era una volta? Per me è meglio come era una volta, non come oggi. E perché? Perché oggi è troppo spudorato, è troppo... Le troppo... non so esprimermi, non so. Ho capito. Ma senta, ma sua figlia mi sembra una ragazzina molto per bene. Ma cosa vuol mai? Al giorno d'oggi sono tutti uguali. Sente cosa dice sua mamma di lei, ha ragione o no? No. Secondo lei è meglio come adesso o come al tempo di sua madre? No, per me è meglio come adesso. Ma sua madre dice che adesso sono esagerati, sono troppo spudorati, è vero? No, no.
I ragazzi, i giovani della sua età, si comportano male o bene con lei? Bene, bene. E lei pensa di avere la stessa libertà di un giovane, di un maschio? Beh, sì. Sì. E lei pensa di sì che sua figlia... Io credo di no, invece. Io credo che sia un po' meno la libertà di lei che se fosse un maschio. Ah, sì. Ma lei com'è meglio? Per lei com'è meglio che gli uomini e le donne abbiano gli stessi diritti oppure la donna deve essere inferiore? No, Dio... Un pochettino inferiore, ma non un gran distacco. Un pochettino, lo ammetto anch'io, di inferiorità delle madri della donna, ma non un gran distacco, però. Capito, lei è d'accordo con suo papà? È d'accordo con quello del suo papà? Un pochino inferiore la donna dovrebbe essere? No. Senta, signora, nel problema del far l'amore, c'è molta differenza fra lei e quelle giovani, tra quelle della sua età e quelle giovani? Io dico che ce n'è. Sì. Quando era giovane, quando era ragazza lei, se l'ambiente era lo stesso? Io dico di no, era differente allora da adesso. E perché era differente? Cosa c'era di differente? Perché adesso si diventa più, va più spasso, noi eravamo sempre in chiaro, insomma a me la trovo differente. Sì. A lei preferisce come adesso o come era quella volta? Come adesso. Ai suoi tempi i giovani avevano più o meno libertà nel far l'amore? Aveva più libertà. Ai suoi tempi erano più liberi? Sì, sì. Tutti erano più liberi? Sì, tutti quanti mi dicono che adesso la gioventù è più libera, è più... Invece no, lei dice che ai suoi tempi... Più liberi perché, come dire, faceva delle cose più malfatte, faceva lasciare dei bimbi per il mondo, invece adesso non fanno così. Adesso è tutta cosa diversa, ma come libertà, sì, come libertà ce ne sono più adesso, ma non c'è più quelle brutte cose come una volta, molti bimbi, sì, per il mondo... Invece adesso... Cioè adesso sono più liberi ma anche sanno più vivere, sì, quindi sì. Si trattengono, ho capito. Sì, sì. Allora lei pensa che siano meglio i nostri tempi che quelli di 20, 30, 50 anni sì, fa? Sì, sono meglio come gioventù, non c'è più quelle brutte cose come c'era una volta. Dove si ricerca se l'idea del sesso sia regolata da dei principi morali precisi, ossia come la mettono gli italiani col bene e col male, hanno delle idee generali? Conoscono le grandi sistemazioni del mondo di Marx e di Freud? Senta, signorina, il pensiero della vita sessuale, così detto a bruciapelo, senza pensarci molto, le dà più un senso di felicità o di angoscia? Ma io direi né di felicità né di angoscia. Beh, dalla mia vita sessuale direi che a un certo punto può dare anche felicità se è inteso in un senso... Nel senso che consono ai principi che regolano mi dica, la mia vita. Negli altri campi della vita, per esempio nel campo professionale, nel campo degli studi o nel campo politico, si sente più o meno libera in questo senso che nella sua vita sessuale? Io direi ugualmente libera in tutti i campi, perché è quello che sono i principi che regolano la vita non devono essere in contrasto con nessuna parte della vita. Complimenti. Ma vorrei sapere se questi principi che regolano la sua vita sono anche, in qualche modo, una repressione o un'inibizione dei suoi istinti sessuali o non lo sono affatto? Perché dal punto che li ho non accettati perché me li hanno insegnati, ma perché li ho conquistati, li ho capiti e li ho apprezzati. È sicuro che non si tratta di un adattamento? Assolutamente no, per me no. Per me non è affatto così, perché io praticamente colgo... Come studente universitario, praticamente colgo, non so, quello che il giorno, la vita, l'occasione mi concede, tutto. Cioè lei non si sente inibito in nessun modo? Né in pratica, né in teoria? Neanche per sogno. E lei, in quanto evidentemente figlio della buona borghesia e studente di una delle più antiche civili università d'Italia? No, non ho inibizioni, non ho tabù nella vita sessuale. Assolutamente. No. Sente, lei... A me non si può prescindere dall'amore e dalla vita sessuale. Cioè, se io compio un atto sessuale, per me già c'è un qualcosa che mi... un certo amore che mi porta a farlo. Un certo amore, ma... Io non posso compiere un atto sessuale con una ragazza che per me sia niente. Se lei vede passare una ragazza per la strada, cioè la vede in quanto pura apparizione erotica, prova qualche cosa verso di lei. Posso dire che è una bella ragazza, che mi piacerebbe, ma finché non la conosco, finché non provo anche un'attrazione morale, diciamo, verso di lei, io non riuscirei a pensarla come una ragazza con cui posso amare. Ah, ho capito. Sente, lei è d'accordo con il suo collega? No, per me no. Perché io se vedo una bella ragazza, il cattivo pensiero italiano ce lo fa. Se io, in proposito della vita sessuale, le chiedessi una definizione del conformismo, lei saprebbe fornirmelo o no? Ma io posso dire questo, che conformismo... Non so, si può essere dei conformisti
atteggiandosi, non so, a vestire con dei maglioni alti, con la barba, in quel caso si può essere... No, no, io parlo di conformismo nel senso serio della parola. Qui si tirano in ballo i principi, la morale, il gallismo italiano. Insomma, il tutto potremmo definirlo con la parola conformismo o no? Secondo lei questo conformismo da che cosa deriva? Ecco, naturalmente io penso questo, c'è tutta una tradizione dietro questo conformismo. E non saprebbe indicarmi una ragione più radicale, culturalmente più ampia di questo stato di conformismo a cui sembriamo destinati? Beh, una ragione più ampia. No. Senta, Pavinato, a lei il pensiero della vita sessuale è un pensiero che mette addosso piacere o un senso di inquietudine? Piacere. Senza il minimo dubbio? Senza il minimo dubbio. Allora vuol dire che lei si sente libero? Quello libero, anzi. Lei è veneto, se non sbaglio? Sì, di Vicenza. E beh, il Veneto è una regione molto cattolica in generale, non è vero? E lei pensa che i veneti non risentono di questa loro educazione cattolica in questo campo? Non credo. E lei, Bulgarelli? Cioè, quasi tutti noi siamo andati a fare catechismo e fare queste cose tutte in chiesa e in parrocchia, quindi ognuno di noi ha nel proprio fondo ha questa repressione. Per esempio sentiamo un canoniere, Pascutti. Pascutti, lei si sente libero come Pavinato nelle audaci imprese? Sì, senz'altro, questo è... Ma guardi, io non dico soltanto libero nel fare l'amore lei con chi le pare piace. No, dico anche in un senso intellettuale, nel giudicare gli altri. Beh, io mi sento libero in tutti e due i campi, senz'altro. Lei non ha nessuna inibizione? No, no. E lei, Negri? Ma per me va bene. Non capisco. Va bene così? Non ha niente da dire. Come non ha niente da dire? In che senso? Lei non... Lei pensa... Non penso neanche. Ah, non ci pensa? Non ci penso. La tenaccia, insomma. E lei, Furlanis, pensa che questa continenza che vi venga richiesta soltanto per ragioni fisiologiche o morali? Fisiologiche? Ma lei non pensa piuttosto che la repressione abbia come scopo quella di darvi una maggiore aggressività nel campo? Senz'altro. Dove si vede come la morale borghese e cattolica non sembra sappia suggerire a delle simpatiche ragazze oneste le ragioni per cui sono oneste. Lei lavora qui, signorina? E si può sapere quanto guadagna al mese? Pressa poco. Ecco, siccome è ottimo, quindi non è mai sempre la solita paga. Insomma, oscilla sulle 50, 52... secondo del cottimo. Bene, lei sa che ci sono delle donne che lavorano di notte nei viali, lei mi capisce, che guadagnano tanto più di lei in modo non onesto. E lei perché ha scelto la strada dell'onestà? Guardi, sono stata abituata così secondo i miei genitori, quindi... La tentazione della ricchezza, l'idea di guadagnare 6-7 volte di più? Affatto. E che vorrei sapere, qual è la ragione per cui voi avete scelto di guadagnare poco relativamente lavorando tanto anziché quell'altra strada? Perché è meglio un lavoro onesto che uno disonesto. E lei cosa dice? E io dico anch'io così. Cioè per onestà? Certo. Per onestà, giusto. Ma quali sono le ragioni che le impediscono di cedere alla tentazione del guadagnare molto di più? Che piace fare la ragazza seria. Ma perché? Perché è religiosa, per ragioni morali, perché? È per tutto, ragioni morali, perché sono anche religiosa. E delle donne che invece sono disoneste e hanno ceduto alla tentazione, cosa ne pensa lei? Penso che potrebbero far meglio fare quello che faccio io che non fare quei mestieri lì. Io direi che non è mica giusto guadagnare il pane in quel modo lì, no? Sì, ma perché? Per me la vedo una cosa fuori uso, dal normale, voglio dire. Naturalmente è una vita che poi stanca quella. Ma voi le disprezzate le donne di quel tipo? No. Sono furbi. La furberia, l'arte di arrangiarsi sono ancora poi in fondo l'unica filosofia italiana. Allora secondo lei, Cederna, perché una ragazza onesta per guadagnare di più non fa la disonesta? È piena di tabù anche lei, in famiglia, di si dice educazione, non lo fa. Ma insomma farebbe bene a farlo? No, farebbe malissimo. E perché farebbe male a farlo? Male a farlo perché non è detto che fare la vita finiscono molto prima, può trovare sempre un compagno di lavoro e sposarlo, penso.
non consiglierei nessuno. Sì, ma un piccolo matrimonio, un noioso piccolo matrimonio, proletario, piccolo borghese, è una grande alternativa alla ricchezza. Io direi di no, perché se tu vai a intervistare delle operaie che escono da una fabbrica, ottieni delle risposte che assomigliano molto alle mie. Non si può assolutamente negare che le operaie che lavorano in una fabbrica hanno rapporti con i loro compagni di lavoro, escono con i loro compagni di lavoro con un altro uomo, godono di una libertà sessuale, di una disinvoltura sessuale, sentimentale, che già pochi anni fa era sconosciuta. A Milano, fallaci, a Milano, ma il sottoproletariato calabrese, per esempio. È un altro pianeta. Le donne sono più libere adesso o erano più libere ai suoi tempi? Sì. Sono più libere adesso? Sì, ma sono più signorine, sono più gentile. Sono più gentili adesso? Sì, tanto erano rustiche. Ah, una volta erano rustiche. Come dica, lei pensa qui che dalle vostre parti che sia un grande disonore per una donna arrivare non vergine al matrimonio? No, ad essere vergine. Ad essere vergine? Guarda Dio. Ah sì? Ah. E se una ragazza non arriva vergine al matrimonio, che cosa, non si sposa? Non si sposa. Ah sì? E perché questo? Si usa così. Ma per un giovanotto va con altre donne? Sì, sì, sì. E perché questa differenza fra gli uomini e le donne? C'è gelosia. E lei pensa che non cambierà mai, perché su nel nord, per esempio, invece questa gelosia non c'è? No. Perché pensate che voi meridionali siete così gelosi? C'è usa così, queste malise. E lei pensa che sarà sempre così? Sì, così, sì. Sarà sempre così? Sì, sempre così. Anche tra i giovani che hanno 15-16 anni adesso, anche loro la pensano come lei? Sì. Niente, c'è niente che fare. Quando te la peggio vergine. E niente. Okay. Non c'è bisogno che dire. Qui, nel profondo sud, non c'è nessuno che non abbia le idee chiare sul sesso. Il nord è moderno, ma le idee sul sesso sono confuse. Sono dei rottami di un'ideologia vecchia, che non è più in grado di capire e di giudicare l'intera realtà. Il sud è vecchio, ma è intatto. Guai alle svergognate, guai ai cornuti, guai a chi non sa ammazzare per onore. Sono leggi di gente povera, ma reale. Senti, picciotto. Qui sento sempre parlare di una faccenda, di una cosa che si chiama fuitina. Che cos'è questa fuitina? Me la sapresti descrivere tu, raccontare? Beh, questa fuitina può fare uno, insomma, che è un po' scarso, non c'ha molti soldi. Ma perché la fa? Perché non c'ha le soldi di sposarsi. Scusa, non capisco mica bene io. Uno con i soldi per sposarsi, però si deve sposare ugualmente poi con questa donna. Sì, ma per sposarsi ci vogliono molti soldi, certo. Invece fuitino non ci vogliono molti soldi. Mannaggia, ma poi si deve sposare ugualmente, no? Vabbè, ma per sposarsi è lo stesso. Per sposarsi alla chiesa ci vanno i soldi per i dolci, tante cose. Invece fuisino, non ci vanno dolci. Può fare solo il parroco che lo sposa. Ma era così anche una volta, oppure... No, una volta meglio. L'evoluzione del tempo. Perché? E perché per il ma così era meglio prima, non ora. Ora che meglio, tu che cosa vuoi sperare? Ai tempi non potevo neanche manco avanzare la porta, non potevo tagliare una signorina, vero? Invece oggi no, oggi la vita è più libera. Come non potevano neanche parlare una volta le donne? Nel tempo antico non poteva parlare con una ragazza, perché immaginavano, maggiormente in questi piccoli paesi. Oggi no, oggi è più sportiva la cosa, più prontista. Sono signorinelle 12 anni, 13 anni che vanno a passeggio, vanno al cinema, oggi la cosa è cambiata. Ma da sole? Sì, anche da sole, si escono da sole oggi, sì, sì. Accompagnata pure ci vanno. Accompagnata? Ecco, io credo che le cose non siano poi molto cambiate. Tu per esempio conosci molte ragazze? Parli con loro semplicemente come con gli amici oppure invece sei un po' complicato? Non parliamo mai. Non mi parlate mai? E come le conosci allora? Le vediamo. Ma quante sono le ragazze con cui tu hai parlato? Con cui ho parlato con mia cugina. Solo con tua cugina? La confessione di questo ragazzo non mi stupisce però. Sono venuto in Sicilia per raccogliere del materiale su una vita sessuale condizionata dalla miseria. E il fatto più clamoroso di questo è che le donne sono inavvicinabili. È tanto facile poter parlare con le donne perché l'evoluzione dei tempi sono proprio... Allora guardi, mi affido a lei.
Io vorrei poter parlare con qualche ragazza. Lei mi garantisce di poterlo fare? Certo, io garantisco, ma ce ne sono tre, se lo vuole chiamare, le chiamiamo. Chiamiamole, sì. No, è l'evoluzione dei tempi, la televisione ha portato da potere. Non siamo arretrati per come insomma, le descrivono la Sicilia. Siete qui, voi avete una grande responsabilità perché siete le prime ragazze che riesco a intervistare in Sicilia. Sì, lo so. Come mai è così difficile parlare con delle ragazze in Sicilia? Non è difficile affatto, comunque sempre sono i ragazzini che poi fanno le polemiche. Avete paura delle critiche delle ragazze? Non ho fatto per questo, sempre. Insomma, allora perché? Insomma, vado a Milano e quando parlo a Milano, a Bologna o anche a Roma, quando parlo con un ragazzo vengono anche le ragazze subito a parlare anche loro. Invece qui niente, mai. Io volevo dire questo, siccome l'ambiente è piccolo. L'ambiente è piccolo, è questo pure. E poi ci sono le ragazze che sono un po' meno evolute di noi. Appena vedono anche una ragazza che partecipa più volte in piazza, ci sono sempre le polemiche, c'è sempre qualcuno che deve dire deve mettere il manico, ecco, è questo. Capito. Se una ragazza non può nemmeno parlare con... No, questo no, si parla. Oddio, se lo vuole lo fa. Tra conoscenti, fra amiche, però se si permette a salutare più volte qualcuno, poi succede. È così? Sì, è così. È così? Sì. Ma a voi sembra giusto questo, oppure non si piace? No, a noi è sbagliato, per noi è sbagliato, perché non poter uscire, che so, non poter parlare con qualcuno... Uscire, no. È brutto. Ma quando poi una ragazza si fidanza, col fidanzato ha una certa libertà o no? No, affatto. Se esce sempre con la cosa dietro, suocero, suocera, zii, sì, parenti, uno sì, della famiglia comunque. Senza uno, sempre 10, 15, ha preso la concessione. Concludiamo. I ragazzi qui sono molto sensuali, gli piace molto l'atto amoroso. Ora c'è una strana sproporzione fra la pregionia delle donne e l'ardore sessuale dei ragazzi. Come lo risolviamo? Che so io. Sapreste dire? Penso a finire che magari le ragazze si bisticciano con i genitori perché vogliono essere lasciate più libere e ne succedono molte. Voi condannate proprio i ragazzi che vanno con delle prostitute? Come? Li condannate i ragazzi che vanno con delle prostitute? Beh, io in un certo senso sì. Sì. E lei? Lo stesso. Sì o no? Ma certo, è certo, è logico. Certo. Li condannate? È logico. Ma d'altra parte che cosa devono fare? Se non possono andare con delle ragazze oneste? Non saprei. Li condannate ma li comprendete, insomma? No, non li comprendete nemmeno. Oddio. Nella società in cui viviamo, che è una società che tende chiaramente, spudoratamente al matriarcato, nei paesi più potenti di noi, basta pensare all'America, basta pensare alla Russia, basta pensare alla Cina rossa, le donne hanno un'importanza indiscutibile, hanno la ricchezza nelle loro mani, la potenza nelle loro mani, possono fare qualsiasi lavoro e possono comportarsi anche sessualmente come gli uomini. Secondo lei, Gabriele, c'è una parità sessuale tra l'uomo e la donna o no? Non c'è ancora, perché io direi che nemmeno la donna ha il coraggio di pretenderla, ha paura di perdere alcuni vantaggi tipicamente borghesi. Per esempio, in Italia ancora il concetto della ragazza madre è una colpa gravissima a meno che non sia riscattata dalla popolarità. Ma è strano però questo, perché quando una donna è libera in tutti gli altri campi, perché ancora nel campo sessuale deve essere arretrata e schiava? Sono sempre casi isolati di una classe un po' avanzata, insomma. Sono casi di un'elite, insomma, a cui lei ha il futuro di appartenere, no? Ci bisogna fare la solita divisione tra nord e sud intanto. Bisogna fare una distinzione anche nel sud. Il proletariato, non parlo del proletariato contadino, è molto libero. La piccola borghesia è ancora ipocrita. E i contadini, allora la situazione è diversa. Per loro, che non posseggono niente, l'onore della donna è la ricchezza. Perduto quello, si è perduto tutto. Si arriva a questi assurdi, che sono certo deprecabili. Una famiglia di 4 figlie muore di fame perché solo il padre a lavorare. Le figlie non possono andare a lavorare perché possono perdere la verginità lavorando. Allora si sta a casa, ci si nutre di pane e fichi e basta. Che vuole che tu la mia? Che è indottuto ieri? Levatelo a mezzo tu! Senta signora, lei che cosa ne pensa dello stato di privazione in cui vivono le ragazze, in fondo anche i ragazzi qui in Sicilia? È la persona priva, che poi diventa più ostinata.
viceversa la persona invece che è libera, c'è la persona insomma che è libera e si sa mantenere migliore di quelle che sono trattenute, c'è la persona che è trattenuta e si poi si slancia e diventa pericolosa. Giusto, le donne, le ragazze soprattutto sono molto meno libere, non hanno la libertà che ha un uomo. Logico, sì. Questo è per tutte. Ma le sembra giusto che sia così o no? Veramente anche la donna avrebbe il dovere di avere un po' di svago, un po' di libertà. E come mai qui in Sicilia invece non c'è? Siccome l'uso è così, non ci fa tanta... non ci facciamo tanto caso. Non vorreste che cambiasse? Ah sì, non vorreste che cambiasse, che anche le donne fossero più libere, fossero più moderne? Almeno avessimo anche il nostro diritto. Sì. Che diavolo, si ammazza. Venga qui, si bella ragazza. Venga, c'è tua madre, venga. Venga con me. Fermato con me. Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità. Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale? Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico, nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura. E questo sino dal primo momento, l'atto di civiltà che è un atto di prepotenza umana sulla natura, è un atto contro natura. Sono molto indiscreto se le chiedo di dirmi qualcosa a proposito di norme, di trasgressione della norma, sulla sua esperienza intima, personale. Beh, io personalmente che cosa vuole? Io personalmente sono un uomo, sono un poeta, quindi incomincio col trasgredire tutte le leggi facendo della poesia. Ora sono vecchio e allora non rispetto più che le leggi della vecchiaia, che purtroppo sono le leggi della morte. Senta signorina, mi dica, i ragazzi si comportano tutti allo stesso modo con lei o no? Beh, no. Ci sono delle grandi differenze o delle piccole differenze? Beh, delle piccolette. A me per esempio piace ballare, io vengo per ballare. Invece ci sono di quelli che vengono per ballare e ci sono di quelli che vengono per fare gli stupidi. E allora a me quello non mi piace. Ha mai sentito parlare di quella cosa terribile che sono le anormalità sessuali? No. Non sa niente di questo campo? Non sa che ci sono dei ragazzi o delle ragazze che non sono come gli altri dal punto di vista sessuale? Mai sentito parlare? Per esempio non ho mai sentito parlare di invertiti, per esempio, no? Ah beh sì, di quello ne ho sentito ancora parlare. Sì, e non hai idea di che cosa sia questa gente? Beh, non lo so di che cosa sia, perché io non... Ma senta, se lei a un certo punto si sposerà, avrà i figli, i figli a un certo punto possono essere anche loro di queste persone. Oh, speriamo di no. Speriamo di no, glielo auguro di tutto cuore. Ma comunque certi problemi bisogna conoscerli per poterli curare in ogni caso, no? Sì, vabbè, ma saranno magari da piccoli investiti, speriamo che da grandi cambino. Ma lei non interesserebbe che qualcuno le insegnasse anche queste cose? Ah sì, mi piacerebbe, ci dovrebbe essere qualcuno che le insegna. Tu sei qui in mezzo a tanti giovani e a tante ragazze che ballano, che si divertono. Tu ti senti uguale a tutti loro o ti senti diverso da loro dentro di te? Beh, dentro di me mi senti diverso, poi non so, io le persone che trovo mi sento molto diverso, forse perché mi sento più intelligente, magari perché io ho studiato e loro no. Però sono all'altezza se loro sono semplici operai o sono
camerieri, non c'è niente da fare con me. Ma dal punto di vista erotico, sessuale, ti senti perfettamente uguale agli altri? Magari per andare con le ragazze sono molto più capace degli altri, anche se gli altri non riescono. Sono un tipo che piace molto alle donne, ecco. Ah, piaci molto alle donne? Sì. Allora tu pensi di essere diverso dagli altri in quanto sei più sessuale degli altri? Sì. Allora, forse anche per loro piaccio molto alle donne, forse sarà il mio parere personale. Saprai che nel campo sessuale esistono delle anomalie, delle anormalità. Sai cos'è il sadismo, per esempio? Sì. No, non lo so. Il masochismo? No. Beh, un invertito, sai cos'è? Ah, beh, sì, quello sì, lo so. Penso in tutti i casi che si può trovare, non so, un invertito, che può essere anche una lesbica, chi lo sa. Però io sono uscito una volta con una lesbica. Forse perché gli piacevo, chi lo sa, in quel modo non trovo niente di strano. Ci sono questi anormali, uomini che sono e donne. Insomma, verso queste persone non normali, che sentimenti provi? Beh, io provo ribrezzo, insomma. Provi ribrezzo? È giusto, no? Voi vi sentite uguali a tutti gli altri ragazzi, a tutte le altre ragazze che sono qui, o vi sentite diverse? Io un po' diversa. Perché? Beh, non posso dirlo. Come? Non posso dirlo. Oddio mio, sarà una cosa terribile, cos'è? Non è una cosa terribile, è una cosa che non posso. Beh, ci dica almeno in quale campo. Beh, allora glielo dico io. Lei c'ha una bellissima voce, veramente. Allora, lei si sente diversa dagli altri anche per quello non lì? Non è per questo. Beh, anche ma non è per questo. Per un'altra cosa. Ma siccome noi il nostro film riguarda un altro argomento, allora vi farò un'altra domanda più precisa. Voi dal punto di vista sessuale vi sentite completamente normali come tutte le altre o no? Senz'altro, sì, senz'altro. E se per caso vi capitasse di sentirvi diverse, cosa succederebbe? Guardi, è molto difficile che capiti una cosa di questo. Sono dello stesso parere. Beh, non dipende mica da voi, è la natura stessa che fa delle cose diverse dal solito. Penso che sia la natura che dopo tanti anni si possa trasformare così. E se voi conosceste qualche ragazza o qualche ragazzo che sessualmente non è normale, che cosa provereste per lui o per lei? Mi fa schifo, lo lascio. Anche il bene che ci vuole. Senti, ma tu dal primo momento che incontri questo ragazzo e figli, no, con questo ragazzo, io penso che te ne accorgi subito, no? Così. Beh, ci sono anche dei tipi che possono incannare, che sembrano dei befuste, poi... È impossibile, Caterina! E allora? Quella cosa lì, si possa subito capire dal primo momento che ci siamo insieme. Così, non è che ho provato, né, intendiamoci bene. Non è capitato, me lo so. Comunque penso che sia così. Allora lasciate che vi dica io una cosa. Queste cose vorreste conoscerle bene in maniera da distinguere un uomo dall'altro. Guarda, subito o no? Io no. Non vorresti sapere niente su questo campo? No, per me no. E se tu un giorno ti sposassi e avessi dei figli, questi figli nascessero, non per colpa loro, per delle ragioni, mettiamo, fisiologiche, non normali, che cosa faresti? Sono creature che manda Dio, bisogna tenersele. Beh, ma però si possono anche correggere, curare. Beh, se si possono curare farei tutti i rimedi da mamma, ma se non si può... Ma per curare bisogna conoscere il male. Se non conosci il male... Conoscendo il male lo faccio curare, se non lo conosco, pazienza. Comunque, signor Pasolini, io mi auguro che quando mi sposo vada tutto bene. Tu conosci? Avete sentito parlare di inversioni sessuali, di perversioni sessuali o no? Come che hai detto? Conosci tu delle anormalità sessuali? Qualche volta sono andato pure io. Perché tu pensi che uno sia invertito sessualmente? Può essere di natura. Come di natura? È nato, insomma, con per lo slancio di andare con gli altri uomini. Non c'è una ragione scientifica che te lo spieghi? Beh, io ritengo che sia un fatto naturale. Un fatto naturale? Un fatto naturale è un fatto di nascita, naturalmente. Che non è una cosa che si acquisisce attraverso una pratica. Ho capito. E voi che verso le persone che sono così, che sentimenti provate? Lei, per esempio? Beh, io direi un sentimento di pietà. Insomma. E tu? Io di schifo. E lei? Un sentimento. Sono condannati propriamente a questa... Insomma, malattia, il signore prima, diciamo, ha detto un senso di compassione, lui di schifo. E lei? Magari di compatimento, praticamente, perché... E tu? A me fa schifo lo stesso, se ci vado... Perché lui c'ha bisogno, mi fa schifo. Ho capito. E tu? Lo stesso del mio amico. Cioè? Lo stesso, che è uno schifo. Senta, lei è un uomo che si scandalizza o no? Io no. Decisamente no.
Ma lei pensa che in Italia, in generale, di fronte alle cose del sesso, la gente si scandalizza oppure di fronte ad esse ha un atteggiamento razionale? Penso che sia razionale, perché c'è una parte che si scandalizza, una parte no, ma oggi ci andiamo verso non scandalizzarsi. Ma per esempio di fronte a certe normalità, a certi eccessi, la gente si scandalizza o no? Sì, vuol dire, insomma, perlomeno io penso che uno dice diventare rosso, vergognarsi, eccetera. Non mi fa niente perché ormai sono un uomo della certa età, però insomma non sta bene fatto. In luogo pubblico, per la strada, eccetera, insomma non sta bene. Se le cose le vogliono fare le facciano pure per in separata sede, che tanto oggi ne fanno tante. Sì, ma nel campo che dicevamo prima della irregolarità sessuale, lei si scandalizza? Beh sì, perché penso come uomo, penso che ne fanno schifo, insomma. Ma mi dica, che cosa prova quando si scandalizza? Ma io niente, sento dentro di me che è una cosa che non può andare, insomma. Ma una cosa così senza, che non si determina, no, bene, no, un no, sentimento no, vago, oscuro, di fastidio, di schifo. Fastidio più che altro, sì. Avevo cominciato a dire che non si scandalizzava. Comunque, lei pensa che in Italia si scandalizzano di più le persone politicamente a destra o le persone politicamente a sinistra? Beh, io penso più quelle di centro. A casi del genere io provo niente più che ribrezzo, orrore. Pare sì, insomma, che le cose che non debbano venire nell'uomo non avvengano. Non avvengono, è che se avvengono disgraziatamente che siano repressi nel modo più severo. Ma non sa che è proprio la repressione la colpa delle cose che non devono essere? C'è la prevenzione più che la repressione. E la prevenzione può salvare la gioventù specialmente da certi vizi e da certe inclinazioni non normali, a mio parere. Lei di fronte a questi vizi e queste inclinazioni si scandalizza o no? Non è che mi scandalizzo, perché è un fatto, quindi avviene che mi scandalizzi o meno, questo non importa, avviene lo stesso. Tuttavia io provo una certa ripugnanza istintiva nel sentire che ci siano queste cose che non sono normali. Senta, vorrebbe o saprebbe descrivermi in che cosa consiste questo suo scandalizzarsi? Ciò che esula dalla normalità. No, ma dico, dentro di lei, che cosa succede quando si scandalizza? Sento repulsione. Ma questa repulsione poi come si manifesta? Si manifesta intanto nell'allontanarmi immediatamente da quel fenomeno immorale e poi nell'aver disprezzo per le persone che lo presentano. E non prova il desiderio di avere una conoscenza in qualche modo specifica della vita sessuale? No, io sono un padre di famiglia la cui esperienza mi ha portato a disprezzare e ad allontanarmi, non solo a me. Ah, ecco, ma ecco una buona ragione per interessarsi. I figli da tutto ciò che è immorale, che è accentuatamente sessuale e negativo. Tutto ciò, cioè, che in questo periodo è di moda. Scusi, ma se lei si accorgesse a un certo punto che uno dei suoi figli ha qualche anomalia sessuale? No! Uno l'ha fatto, tutt'altro. No, guardi che io ho fatto soltanto un'ipotesi. Sì, ma io altrettanto le rispondo come semplice ipotesi, anche come realtà, che per fortuna non ho figli di questo genere e che secondariamente i problemi sessuali vanno considerati nella loro giusta misura, e cioè di riproduzione e di esaltazione della famiglia e della specie. Sono reduce da un mondo di scandalizzati. Tu, Moravia, ti scandalizzi o no? No, mai, assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Io penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano, tutt'al più vanno riferite a un giudizio, e il giudizio è legittimo, ma non la scandalo. Sì, ma tu riesci ad immaginare, a concepire, a raffigurare dentro di te il fenomeno dello scandalizzarsi? La persona che si scandalizza, il personaggio che si scandalizza è il personaggio che vede qualche cosa di diverso da se stesso e al tempo stesso di minaccioso per se stesso, cioè non soltanto la cosa è diversa, ma minaccia la propria persona, sia fisicamente, sia nel senso dell'immagine che questa persona si fa di se stesso. Lo scandalo in fondo è una paura di perdere la propria personalità, è una paura primitiva. In conclusione, chi si scandalizza è psicologicamente incerto, cioè praticamente un conformista. Effettivamente è vero, la persona che si scandalizza è una persona profondamente incerta. Le opinioni relative alla vita sessuale hanno una determinata funzione difensiva per
per la gente. Cioè, il ritenere che le cose debbano essere in una determinata maniera, conformemente a certe convenzioni, a certe istituzioni, ha una sua funzione psicologica. Dipende, per esempio, da quello che è l'aggressione dei propri impulsi istintivi. Ora, noi abbiamo paura della nostra istintività e ce ne difendiamo precisamente con... Sì. Con queste forme di conformismo. Lo scandalo come elemento dell'istinto di conservazione, dunque. Tu cosa diresti, Moravia, per concludere? Ecco, io direi questo, che una credenza che sia stata conquistata con l'uso della ragione e con un esatto esame della realtà è abbastanza elastica per non scandalizzarsi mai. Se invece una credenza ricevuta senza un'analisi seria delle ragioni per cui è stata ricevuta, accettata per tradizione, per pigrizia, per educazione passiva, è un conformismo. Il conformismo, insomma, come testarda certezza degli incerti. Per esempio, però il conformismo ha gli uomini veramente di profondo senso religioso non si scandalizzano mai. Vero. Insomma, non credo che Cristo si scandalizzasse mai, anzi non si è mai scandalizzato. Si scandalizzavano i farisei. Fine primo tempo. Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. Non c'è niente di più faticoso, infatti, che parlare del sesso. E il peggio deve ancora venire. Ricerche 3. La vera Italia? Dove ci si chiede se davvero all'uomo interessi qualcos'altro che vivere. Purtroppo a metà della mia inchiesta mi devo rendere conto che essa sta subendo una profonda crisi. Gli italiani interrogati, infatti, rispondendomi, mancavano da una parte di intimità, dall'altra si dimostravano assolutamente privi di idee generali sulla vita sessuale. Perciò ho preso atto di questo stato di cose e ho modificato il tipo di domande dell'inchiesta tenendomi un livello molto più pratico. Comizi sulle spiagge romane. O il sesso come sesso. Secondo lei il matrimonio risolve completamente i problemi sessuali o no? No, non risolvono i problemi sessuali. Della sua esperienza, la sua esperienza le dà questa soluzione? È veramente un'esperienza pessima del matrimonio. Pessima. Il suo marito è d'accordo con lei? Sì, non c'è stato niente di sessualità, di niente. Che all'inizio era già bello finito, è stato un fallimento dal principio. Quindi lei capisce che quando il matrimonio non corrisponde veramente a tutte le cose, a tutte le esigenze, specie di una donna, non può. Vi sposerete presto? Io dico più presto sia possibile. Tu pensi che il matrimonio risolverà completamente i problemi anche sessuali o no? Sì. Tu pensi di sì? Lei è d'accordo? Sì. E voi pensate che il divorzio sia una cosa che è raccomandabile o no? No. Per voi o per tutti? Per tutti. Noi. Senta, lei che cosa ne pensa del divorzio? Penso che il divorzio sia necessario per una coppia, che quando una persona non va più d'accordo deve troncare. Allora secondo lei ci vorrebbe in Italia una legge che prevedesse la possibilità del divorzio? Credo proprio di sì. E secondo lei? Sì. Sì. Secondo lei? No, è tutto sbagliato. Perché? Perché ognuno farebbe come gli pare, soprattutto il lato femminile. Secondo me? Invece se c'è un'unione deve rimanere così, solamente i mali mentali e via discorrendo. Ho capito. Secondo me invece sì. Ci vuole il divorzio. Ci vuole il divorzio. Perché? Perché uno quando non si può più sopportare è meglio tagliare e buonanotte. Non se ne parla più. Secondo lei il divorzio è necessario? Beh sì, in alcune circostanze senz'altro. Lei insomma vorrebbe che in Italia ci fosse la possibilità di divorziare? Sì, di divorziare. E infatti ci sono dei casi perché appunto si ammazzano, non vanno d'accordo, vanno a finire in galera, è ora che la piantiamo insomma. Questa. Secondo lei? Sì. Sì. Secondo lei? Non ho sentito la domanda. Occorre il divorzio? Secondo lei occorre la possibilità di poter divorziare? Certo, in Italia no? Ci sì. Deve essere. Secondo lei? Sì, per me. Secondo te dovrebbe essere il divorzio o no? Sì. Sì, e perché? Lei è d'accordo? Che... Io no, perché il divorzio se c'è poi troppi si prendono la libertà di fare ciò che vogliono. E perciò è meglio non fare il divorzio, perché tanto se uno non vuole poi se ne va. E si divide lo stesso. Secondo lei? Secondo me è meglio il divorzio. E perché? Perché se uno non va d'accordo non c'è nessuna cosa di stare insieme. Lei? A me pure piace il divorzio perché piace l'indipendenza. Bravo. Anche a me.
tu quando pensi di sposarti? Sui 32 anni. Tu pensi che la donna e l'uomo abbiano lo stesso diritto sessuale o no? Io penso di sì. Ce l'hanno veramente? Sì. Le tue compagne, le tue coetanee hanno la tua stessa libertà? La stessa libertà ci sta sempre. Sì. Allora, tu pensi che una donna deve arrivare vergine nel matrimonio o no? È vergine non ci arriva mai. Tu vorresti che nel campo così della vita, dell'amore così, essere libera come un ragazzo della tua età o no? Sì. Secondo te i ragazzi e le ragazze hanno la stessa libertà in questo campo o no? Praticamente ce l'hanno o no? In Italia. Sì? E le ragazzine come te di 14 anni sono libere come un ragazzetto di 14-15 anni? No, credo di no. No. Secondo te è giusto o no che sia così? È giusto. È giusto. Ma però tu hai detto prima che vorresti essere libera come un ragazzo. Eh? Tu prima hai detto che vorresti essere libera come un ragazzo. Sì. Allora, no, allora è giusto. Secondo lei, signorina? Beh, non direi. No. Non ce l'hanno oppure non... No, non la dovrebbero avere. Non la dovrebbero avere. Perché? Beh, tanti punti di vista che non si può... Perché? No, dica perché. Ecco. La donna c'è un... Non lo sa dire. Eh? Non è che non lo so dire, adesso non mi so spiegare molto perché bene. Perché la donna deve stare più a posto suo. E l'uomo, come l'uomo si dice che porta il cappello. Come se gira va bene, ma la donna deve stare riservata in sé. Perché quando che l'uomo sposa una donna, deve essere riservata la donna, non deve aver fatto mica quello che gli pare piace. Ma perché? Perché no, non è giusto. E l'uomo può aver fatto quello che gli pare piace. No, che c'entra? No, quello che gli piace, ma un po' più di libertà l'uomo lo deve avere. Ma perché? Donna, come perché? Perché è uomo. Comizi sulle spiagge milanesi o il sesso come hobby. Di dov'è lei? Sono di Monza, di nascita di Monza. Abito a Milano da un paio d'anni e lavoro a Milano. Senta, lei dal punto di vista sessuale si sente più focoso, più caloroso, più forte di un meridionale o no? Direi di no, perché in genere noi lombardi siamo più tranquilli, più equilibrati e poi per altre ragioni di educazione, di nascita e forse, non so, di impegni di lavoro, per cui trascuriamo in un certo senso di dedicarci ad attività che non sono strettamente di lavoro, per cui anche il lato sesso, il lato femminile per noi non dico che sia di secondaria importanza, ma insomma è un'attività o un tempo o un hobby, chiamiamolo, o un po' marginale. Se secondo voi il matrimonio risolve il problema sessuale o no? Lei, signora? No, non assolutamente no. Non lo risolve? Anzi, le complica. Io penso di complicare. Allora lei pensa che l'idea dell'onore sessuale, della donna che arriva vergine nel matrimonio, eccetera, sono tutte idee sorpassate? No, per me è un'idea sbagliata. Vergine o non vergine, la donna, per me è sbagliata. E per voi giovani? No, per me è uguale. Non ha importanza la verginità della donna? Per me dipende dal carattere dell'uomo. Sì. Insomma, non è un'idea a cui date molta importanza questa? No, per me sì, un certo momento. Chi si chiede lì la fa mai? In caso di complicazioni particolarmente serie, lei pensa che il divorzio sia una cosa giusta o no? Beh, io penso di sì, perché, non so, essere legata sempre a un uomo scoccia. È giusto o no il divorzio? Per mio conto non è giusto. E perché? Per mio conto. Perché io credo che i due, quando si sposano, si sposano, si vogliono bene, giurano, non so, di essere uniti davanti a Dio. Fedeltà, almeno due. Ma è il prete, è la legge, insomma, la legge di Dio, della Chiesa, no? Noi in Italia abbiamo una religione, questa religione bisogna rispettarla. Bisogna. Senti, e nei casi in cui a un certo punto il marito, dimenticandosi obbrobriosamente della religione, dà una coltellata a sua moglie, no, non serve meglio evitarla? Allora questo è un matto, allora bisogna metterlo in un manicomio. Ma allora, in questo caso è la moglie, poveretta... Scusi, adesso io le do il caso, ammetta che il marito è matto, viene messo in manicomio, la moglie cosa fa? Non avrebbe diritto di divorziare e ricostruirsi un'altra vita? No. Secondo, non lo so, secondo il cervello, l'intuizione della donna. Appunto, ma se lei non ha il divorzio non può ricostruirsi una vita. Va di assieme a un uomo, vuole accompagnarsi, si accompagni, ma non con un divorzio, che il divorzio, quando ci sono dei figli, si sposano, si mette insieme un'altra volta, i grandi fiori ancora, no? Figli da una parte, figli dall'altra. Un disastro. È un disastro. Che nazione avremo un domani?
comizi sulle spiagge meridionali o il sesso come onore. Qualcuno di voi che saprebbe definirlo l'onore sessuale? Tu? L'onore sessuale? Secondo me la donna più che altro è evangelica. Non capisco. La donna, insomma, angelicata, va bene? Intesa come la intendeva Dante, per noi calabresi. Questo sarebbe l'onore sessuale. In che senso questo onore verrebbe leso? Dalla purezza, insomma, della donna. Purezza sia spirituale che materiale. E morale. Ma allora l'onore sessuale riguarda soltanto le donne? Riguarda soltanto le donne. Secondo lei è giusto che la donna abbia minori diritti sessuali dell'uomo o no? Sì, è giusto. Però dica sinceramente quello che pensa lei. Io penso che la donna ha gli stessi diritti dell'uomo. Ha gli stessi diritti dell'uomo. Ecco, bravo. Lei mi saprebbe dire in che cosa consiste il drammatico rapporto calabrese uomo-donna? Che consiste? Che la donna qui, insomma, deve essere onesta, deve essere al suo posto. La donna è concepita per il meridionale come madre di famiglia. Non è concepita, che so, per andare a lavorare, la sera uscire sola, andare al cinema, al caffè, come può essere concepita al nord. Non è niente il caffè sole. Ecco, qui non è concepita la donna andare al caffè sole. Ma perché? Cioè, esiste un perché. C'è il Senti, tu che sei piccolina, vorresti poter andare finalmente una volta a prenderti un caffè sola quando sei un po' più grande? Sì. Oh. E di un po', perché gli uomini qui in Calabria pretendono da te che tu sia così musona, così ritirata, così diversa da loro? No, perché forse sono un po' gelosi. Sentimi bene, se ogni amore cessasse tra i tuoi genitori, tu preferiresti che divorziassero o stessero comunque uniti? Divorziati. Perché si deve divorziare? Per poi risposarsi un'altra volta e commettere gli stessi sbagli? Non mi sembra un argomento. Uno potrebbe essere libero anche di fare altri sbagli, perché no? E non può fare lo stesso l'uomo. Semmai è la donna quella che non può fare. Ecco, non la può donna, fare è la donna, è sempre la solita cosa, che la donna è sempre inferiore all'uomo. Anche divorziato può fare sempre il suo come. Anche separato, mi correggo. Senti, Trecina, voglio proprio dirti che la bella sorpresa della mia inchiesta sono le ragazzine come te. Nel generale conformismo, voi ragazzi siete le uniche ad avere delle idee limpide e coraggiose. Tu sei favorevole al divorzio? Io? No. No, e perché? Perché sono calabrese. Beh, dico, ma perché sei calabrese non sei contro il divorzio? Non capisco, non vedo il nesso fra le due. Beh, io dico che quando uno si riunisce con una ragazza, no? Se vanno d'accordo, perché dovrebbero divorziare? Ma certo, se vanno d'accordo non divorziano, mi dico se non vanno d'accordo. Beh, se non vanno d'accordo si prenderanno i manieri, eccetera, e andranno d'accordo. Però succede alle volte che il marito ammazza la moglie o la moglie ammazza il marito. Ma questo succede sul caso di gelosia, perché noi siamo molti gelosi. Allora non è meglio divorziare piuttosto che ammazzarsi? Ma no, no, no. Allora dove si vede? Meglio ammazzarsi che divorziare. L'onore di un uomo, dove si vede? Della sua intelligenza, della sua capacità a dominare i sentimenti. Eh sì, perché facendo il divorzio, no? Per esempio, io sposato, mia moglie mi farebbe... Facendo il divorzio io resterei sempre un cornuto. Quindi è meglio... Comizi al Lido o il sesso come successo. Scusi, signorina, lei si sente intimidita di fronte a quella cosa terribile che sono i problemi del sesso? Beh, sì, abbastanza. E perché? Beh, non saprei spiegarglielo così. Senta, secondo lei nel campo sessuale, un giovanotto e una ragazza come lei hanno la stessa libertà o no? Beh, penso di sì. La stessa libertà? Lei ha la libertà di un ragazzo della sua età? Penso di sì, sì. Pensa che questo sia un caso suo particolare oppure sia una cosa di tutta Italia o di tutta Venezia, non so? Ma penso che sia un po' di tutti. Ma a dire la verità non saprei, ma in ogni modo perché, non so, la donna deve sempre sentirsi donna e perciò inferiore leggermente all'uomo. Noi vorremmo essere così superiori, però a un certo momento ci fa comodo anche sentirsi inferiori. Le sembra il problema del sesso un problema terribile oppure l'affronta con semplicità? No, per me è molto importante, è terribile direi. Ma ha paura affrontarlo? Sì, parlarne con lei.
parlo di parlarne con me o no, ma dico in genere, è un problema che lei è intimidita oppure lo affronta coraggiosamente? Beh, io sono timida e proprio per questo cerco di affrontare le cose io con coraggio, altrimenti uno si rimane così, no? E tu, Antonella, temi affrontare questo terribile dei problemi? Ma temevo, adesso un po' di timidezza è andata via da parte mia. Ma tu pensi che è meglio parlarne comunque nella società italiana di queste cose o no? Sì, sono dell'idea di sì. E lei? Anch'io senz'altro. In generale la gente queste cose o non le conosce oppure non ne conosce la terminologia. Perché per parlarne o ci sono le cosiddette brutte parole oppure dei termini troppo specifici. Che sia questa la ragione di tanto silenzio, Antonella. Ma io penso che bisogna parlarne a lungo per arrivare a quello che si vuol dire, no? In Italia soprattutto. Non è facile così affrontare l'argomento a freddo perché non si è abituati per educazione, per abitudine e per tradizione. Quindi nel caso tuo dovresti conoscere meglio le persone che intervisti e insistere, magari sprecare un sacco di pellicola per raggiungere la cosa giusta. E lei è favorevole o no al divorzio? In Italia, come si fa a dirlo, mamma mia? Sarebbe meglio, secondo me. E lei pensa che il matrimonio risolverà completamente, se lei non è ancora sposata, il suo problema sessuale? Non lo so, io non voglio sposarmi per ora, quindi è un problema che ancora non mi sono posta. E lei pensa che gli uomini, i maschi italiani, risolvono completamente la loro sensualità nel matrimonio? Questo è il guaio, dovrebbe essere, ma non è così, perché altrimenti non ci sarebbero tante separazioni. Se fosse veramente la cosa più importante, la cosa giusta, il matrimonio, non ci sarebbero poi tutti quei guai, tutte quelle cose che succedono in Italia, ammazzamenti, cose, non so. Tu, Antonella, sei d'accordo su questo? Ma sai, qui gli uomini italiani risolvono il loro problema facendo delle piccole scappatelle. E anche questo lo trovo sbagliato, perché dovrebbero avere dei rapporti molto più chiari con le mogli. Non parlo di mia esperienza, ma di esperienze altrui. Comizi sulle spiagge toscane popolari o il sesso come piacere. Per poterti rivedere, per tornare, per restare assieme a te. E come l'anno scorso. E lei è sposata, signora? Sono molti anni. Tanti, 35. Senta, la domanda è questa, il matrimonio ha risolto completamente per lei i problemi del sesso? Sì, io sono soddisfattissima e lo rifarei a tutte loro, sa? Pensa che suo marito direbbe la stessa cosa? Sì. Senta, ma pensa che questo sia un caso privato suo o sia un caso generale? Se tutti sono come mio marito è un caso generale, sa? Sì, dunque, ma se una coppia non è felice come lei e suo marito, lei pensa che il divorzio si possa essere una soluzione? Sì, senz'altro. Allora se dipendesse da lei istituirebbe anche in Italia la possibilità del divorzio? Sì, sì, senz'altro. Perché quando due non vanno d'accordo è inutile creare una vita impossibile tanto da una parte che dall'altra. Comizi sulle spiagge toscane, borghesi, o il sesso come dovere. Secondo voi, il matrimonio risolve il problema del sesso o no? No, assolutamente no. Ma per quale ragione? Che cosa resta fuori? Beh, secondo me il matrimonio è una cosa troppo monotona, una cosa troppo... direi che dopo un certo periodo di tempo, per forza di cose, assolutamente si esaurisce da sé, quindi secondo me è assolutamente... E quando la carica sessuale del matrimonio si è esaurita, che cosa si dovrebbe fare? Assolutamente divorzio, questo... Il divorzio soltanto per ragioni sessuali? Ma io direi di sì, perché non ci sono altri, anche se non ci sono motivi, secondo me, anche se non ci sono motivi validi, se non ci sono cose grosse, basta da solo il fatto che si sia esaurita la carica sessuale, per cui una persona non riesce più a sentire interesse per l'altra, è già sufficiente da solo perché questa per deve... Per rendere infelice l'unione. Lei è d'accordo? No, senz'altro no, decisamente no. Sono perfettamente... di idee opposte. Anzi, cioè, forse il signore Scapolo non sa neanche che cosa significhi il matrimonio. Non ha figli, quindi non può esprimere un giudizio sul matrimonio. Quindi, questo è suo figlio? Ma senz'altro, questo è mio figlio e il matrimonio è tutta un'altra cosa. Il matrimonio è qualcosa di sacro, qualcosa non si può dire in due parole. Poi il matrimonio non si basa sulla vita sessuale dei coniugi. La vita sessuale dei coniugi in quel momento è del tutto distante, è del tutto una cosa diversa. È addirittura diventa per me un complemento,
alla vita matrimoniale, perché la vita matrimoniale è ben altra cosa. Ho capito, è un fatto sociale lì. Sì, senz'altro, senz'altro. Lei pensa, allora difende in un certo senso la famiglia, il nucleo familiare. Sì, senz'altro, senz'altro. E lei pensa che la famiglia sia veramente il nucleo su cui la società deve basarsi? Senz'altro. E perché? E per quale ragione? Sulla società basa la nazione. Ma è così, ma è senz'altro così. Ma perché? È perché, glielo dico subito, per esempio, nella famiglia avviene l'educazione dei figli, quindi si forma il cittadino, si forma il futuro, diciamo, la futura nazione, il futuro popolo. Quindi se questi bambini non vengono allevati nel culto della famiglia, come potranno essere degli uomini domani con una morale, un'addirittura morale da seguire? Ho capito. E lei cosa ne pensa di questo? Magari secondo me il nucleo familiare è una cosa ormai superata, cioè un'istituzione che io le dico, io non sono sposato, io non e naturalmente lei può dire benissimo che io non sono competente nel dare un giudizio sulla famiglia perché è non ce l'ho. Per me, scusi. Può darci. Però secondo me il nucleo familiare è un nucleo. Secondo lei i figli si possono educare anche non nel seno della famiglia, si possono essere altri mille modi, altre possibilità di educare i figli. Istituzioni sociali che possono fare la vice della famiglia e possono fare forse meglio della famiglia in modo da dare un'educazione socialmente più aperta. E io le do una dimostrazione pratica, guardi. Brunino, con chi vuoi stare tu? Con quel signore o con babbo? Con babbo. Questo, ogni figlio sta volentieri con suo babbo. Ecco, con questo ho detto tutto. Posso fare un'altra domanda? Allora, secondo lei le istituzioni devono durare eternamente, no? Non possono mai subire delle modifiche? Per me no, per me ne è forse perché io la penso all'antica, per me no. Per me la famiglia è sacra, per me sulla famiglia si basa tutto, si basa la società, si basa la nazione, si basa i popoli, si basa tutto. Tu ti consideri una persona per bene o no? Beh, in un certo senso sì. In un certo senso? Beh, io non ho né ammazzato né rubato, dunque. Senti, chi divorzia, secondo te, chi divorzia, una persona per bene o no? Beh, no. Perché? Perché la società è fondata sulla famiglia e dunque è un cattivo esempio che si dà verso la propria società. È come un tradimento. Senti, secondo te il problema sessuale nel mondo contemporaneo è molto importante o no? Il problema? Sessuale. Non ho capito. Non c'è peggior sordo di chi non vuol capire. Il sesso ha molta importanza nel mondo contemporaneo o no? Beh, no. Per te lo è o no? No. Allora devo dedurre che per te il problema più emozionante non è quello del rapporto con le ragazze o con le donne quando sarai più grande. Sì, ma guardi, il mio grande problema è di trovare un'amica con cui vivere felice il resto della mia vita. Chiudo. Bene, visto che le tue idee sono così chiare, senti, dimmi che differenza fai tu fra sessualità e amore? Beh, c'è una grande differenza, perché l'amore è il... come si dice? Sull'amore si fonda la società, cioè si forma la famiglia, si hanno i figli. Invece la sensualità è una cosa presa bassa che rende l'uomo al di sotto delle bestie. Senti, che rapporto trovi tu tra sessualità e amor di patria? Beh, l'amor di patria è quello per cui si sono sacrificati tanti eroi. E la sessualità è l'amore per una donna. Beh, ragazzo mio, se qualcuno per la patria si sacrifica, qualcun altro per la stessa ragione l'ammazza. Ti sembra proprio la vera Italia, Moravia, quella che viene fuori dalla mia inchiesta? O non ti sembra piuttosto un'immagine parziale dell'Italia? La gente stessa, d'altra parte, si autoselezionava venendomi incontro. Qual è l'Italia vera? Quella che si vede nella mia inchiesta o quella che non si vede? È vera l'Italia che tu hai intervistato, ma è anche vera l'altra che non si è lasciata intervistare. Le due Italie compongono poi il ritratto dell'Italia unica, che è l'Italia storica, l'Italia come prodotto della storia. Non si può separare una dall'altra, una integra l'altra, una spiega l'altra. Quelli che hanno risposto in quel modo perché appunto c'è una larga parte di persone che non risponde affatto. Insomma, io lo sento che sono grave mancanza nel mio film. Il vuoto lasciato dalla borghesia italiana, cioè da coloro che non rispondono. Rimedia almeno tu, descrivendo le ragioni di quel silenzio. Perché non rispondono è una questione piuttosto complessa. Secondo me non rispondono per due motivi. Prima di tutto perché rispondere vorrebbe dire appunto infrangere un tabù e interrogare se stessi, guardare dentro di sé. E secondariamente perché hanno paura di danneggiarsi rispondendo, danneggiarsi socialmente. Cioè hanno paura sia di
insomma, di venir meno al decoro professionale, al loro decoro sociale, alla loro posizione nella società, sia più sottilmente, direi, di impegnarsi. La politica italiana ha paura di essere seria, ha paura della serietà. Ora, lo scherzo è appunto una specie di elastico attaccato alle parole che appena lanciate fuori ritornano indietro. Cioè, il borghese che scherza non si impegna. E gli dice una cosa, ma al tempo stesso fa capire che potrebbe essere un'altra o potrebbe non essere nessuna. Ora, invece tu gli chiedi di dire il loro parere seriamente su qualche cosa per giunta su cui ci gravano dei numerosi tabù storici, religiosi e morali. Figuriamoci. Ricerche 4. Dal basso e dal profondo. Nel mondo ha fatto Dio ogni cosa degna. Ha fatto tutto buono e tutto bello. Buona la castità, meglio la... Giuseppe Gioacchino Belli. Sprint finale, dove l'autore, deposta ogni idealistica ambizione, va raccogliendo materiale per un grande monumento alla vecchissima, innocentissima, caldissima Italia degli anni 60. Sentite, sono gli ultimi comizi sui problemi sessuali in Italia. Volevo sentire da alcuni operai il loro parere, per esempio, sulla legge Merlin. La legge Merlin per me è una gran boiata. E perché? Perché ci sono molte malattie venere e chi sono brutti hanno diritto anche loro di trovare le donne. Ho capito. Che almeno non si genera come tanti che li prendono in prepotenza, li buttano giù dalle macchine, eccetera. Ho capito. E lei cosa ne pensa? Che è sbagliato. E perché? Perché di sì, perché potevo lasciare le cose di tolleranza che era certo meglio e si evitavano un sacco di malattie certiche che noi oggi abbiamo il 30-40 di giorni che sono tutti ammalati. Perché nessun controllo, sono lì come i cani. Specialmente per i giovani, che ci sono tante malattie. Già, perché a 14 anni si proseguono quelle donne lì e prendono delle malattie anche a loro. È un scandalo pubblico. E anche la casa di tolleranza è una roba oltrepassata. In realtà non dovrebbe esserci la prostituzione. Tipo francesi, tipo tedesco. Purtroppo. Senta, lei il problema della prostituzione come lo risolverebbe? Come prima. Con le case di tolleranza è forse la migliore, secondo me. Sembra un'idea un po' reazionaria, indegna di operai milanesi, però diciamoci la verità. Ma a me non mi sembrerebbe, perché al giorno d'oggi in strada, con tutte le malattie che ci sono, non so. Ma questa delle malattie è una cosa smentita però dalle ricerche scientifiche, eh? È un po' una scusa. Ma questo che le dico? Chi li prende però? Lei cosa pensa della prostituzione? Sembrano più giuste le case di tolleranza o no? E secondo lei? Io sono dell'avviso che la legge è stata ottima, buona sul punto, dal principio, dal modo che è stata impostata, solo che questo governo attuale, non l'ha presa nei dovuti sensi. E tu che sei giovane, di caso di tolleranza, quando non hai mai frequentate, che cosa ne pensi? Io? Ne pensi? Non posso parlare. Ti piacerebbero che ci fossero? Che a me, sì, per me no. Ti trovi bene così come stanno le cose? Perché io amo tutte ragazzine della mia età. Ecco, vedete, i giovani cominciano a ragionare bene, male, vedete, e questa è la realtà, o no? Io secondo me dico che la società che bisogna che, purtroppo con le anziane sappiamo che punto sono, ma le giovani che dobbiamo risanare, per risanare questa gioventù, bisogna che risaniamo tutta la società, mentre che è una società di sfruttamento, noi operai siamo sfruttati qua in fabbrica, le donne sono sfruttate diciamo su un altro diciamo sistema. Perciò è tutta la società che deve cambiare, deve formare una società più con consenso, più con umanità e con tutto fondo, quanto. Certo. Allora signora, lei cosa mi diceva a proposito della prostituzione a Napoli? Non ho capito bene. Cosa mi diceva lei a proposito della prostituzione qui a Napoli? Vorrebbe essere interrogato da lei. Sì, mi dica. Dunque, allora secondo lei erano meglio le case di tolleranza? Molto meglio le case di tolleranza. Prima per l'ingenica, seconda per la gioventù. Gioventù, che dite voi? Che devi dire? Quasi. Dico, così. Cioè? Per andare per una con una donna. E allora un giovanotto di questo non può averla questa 3.000 lire. Ce lo dico io, perché non sono bravo. Per avere 3.000 lire qui a Napoli bisogna lavorare due giorni.
Allora, ma le case di tolleranza cosa sei in questo senso? Le case di tolleranza si pagavano 300 lire. 300 lire un giovanotto era a portata di mano. Allora adesso i giovanotti trovano gli animali, le bestie feroci, che sono gli altri uomini che cercano i giovanotti, e gli danno 100-200 lire. La gioventù di Napoli sta diventando quasi tutti quanti di un sistema che lei mi capisce. Perché manca la moneta a Napoli per la gioventù? E questa proviene dalla signora Merlina, che ha fatto le varie casine a Napoli, perché questa pagando 300 lire non trovava quello per sfogare. E non diventavo quello che poteva, allora, può diventare. Più peggio, non viene e se non si trova un sistema adesso, Napoli diventa ancora più peggio. Ha ragione, allora c'è il pericolo che tu diventi il morinatore porta Capuani, che cosa ne dice? La mattina appena la sera si mettono laggiù e non se ne vanno più finché non vengono i ragazzi. Allora guadagnano 3.000 lire con quelli lì e perdono la salute e poi vanno a finire con le donne e pagano altri 3.000 lire. Sanatori. E vanno a finire al sanatorio. Questo è il sistema Napoli. Che la disoccupazione fa diventare questi qua così. Ho capito. Non ho nulla altro. Dunque, lei che cosa diceva a proposito delle case di tolleranza, erano meglio o peggio? Meglio. E perché? Ecco, perché? Perché non c'è, è più bene, no? Più sistemato, no? Non si viene più onesto. Non queste donne di strada così buttate con tutto cosa ha paura. Insomma dico, ma sarebbe meglio che la prostituzione non ci fosse addirittura. Non ci può. Non può essere questo qua. Non perché non può essere? Non può essere perché è sempre resistito questo fatto. E la donna è protetta protetta perché è sempre resistita. Perché i primi ce ne stanno sempre, come si chiama, le. È sempre esistita, ma quando sta il mondo è mondo, anche a mano a Nerone è esistita la prostituzione. Dunque, nelle mani di qualsiasi tempi sempre esistita. Allora un sistema più bello, più simpatico, più onesto, che anche la legge lo vorrebbe. Insomma, lei vorrebbe che lo Stato fosse il magnaccio? Lo Stato fosse più magnanimo a mettere... Non magnanimo, magnaccia, ho detto, come lo chiamate voi, quello che protegge le donne? Noi diciamo ricottare, non magnaccio. Voi vorreste che lo Stato fosse ricottare? Ricottare sarebbe... Lo Stato, ricottare sarebbe quello che si mangia le sorti, i sorti delle donne. E lo Stato mangerebbe le spalle delle donne? No, lo Stato non mangia le spalle delle donne. Ma potrebbe mettere... questo criterio vostro, insomma, è meglio... Scusi. Venga qui. Ciao, udati a Napoli. La musica è sempre quella, perché la musica si è cambiata, il maestro è sempre quello là. Avete capito? E qual è la musica? E qual è la musica? È sempre la musica della disperazione, perché i casi lavori di solito non abbassano mai. Buscate 1.000 lire e sono 1.500 lire. Vi danno 1.000 lire al momento con il possibile, alla fine mi rispondete 1.300 lire. Sì, ma in questo momento noi parliamo di case di tolleranza o no? Che tolleranza? Questa fosse una cosa buona. Meglio le case di tolleranza? È l'unica cosa a lavorare questa roba. Ma siete unanimi, se a Napoli si facesse il referendum... Facciamo il caso di un soldato che prende 140 lire al giorno. E adesso deve andare da una donna che... prende poco per lui e non può nemmeno comprarsi come noi sappiamo che c'è bisogna parlare così, bisogna parlare chiaro. E adesso uno va là, insomma, proprio col preciso scopo di dare sfogo alle sue passioni e va incontro a tutti i pericoli che può dare, insomma, alla donna, perché tanto può essere la donna malata, tanto può essere il soldato che è malato. Se non è meglio aumentare la paga ai soldati anziché rimettere le case di tolleranza? Ma è sempre lo stesso, perché aumentare la paga si aumenta il prezzo della donna. Signora, ho però chiesto a molti napoletani cosa pensavano della legge Merlin e tutti sono contro la legge Merlin. Lei? Io no. Ah, va bene. E perché le va bene la legge Merlin? Perché ci fa stare in mezzo alla strada. Siamo stancati di fare la prostituzione per la strada. Ma allora lei preferisce che prima della legge Merlin? Sì, prima, è molto buona prima. E lei? Io mi sono stancata di fare sta vita sporca. Allora lei pensa che prima della legge Merlin era meglio? Sì, meglio. E voi cosa pensate? Lo stesso. E lei che è un uomo cosa pensa? Era meglio legge prima della legge Merlin o adesso? No, è meglio prima. Meglio non prima. Si vede tanto scandalo per la strada, no? Non si vede tanto scandalo per la strada. Ma a chi è che si scandalizza? Va bene, tutta la gente che passa per la strada, i bambini, che ci vedono uno di noi di lavorare per la strada. Allora era meglio prima che uno di noi andasse in casino. Non è meglio. Ma lei pensa che i napoletani si scandalizzano così facilmente? Sì, come? Si scandalizzano. Madonna mia.
E lei, signora, cosa ne pensa? Non parlare. Perché? Ha vergogna. Senta, gli uomini napoletani come sono? Sono simpatici o no? Oh, molto simpatici, però non vogliono pagare. Vogliono pagare? Non vogliono pagare i soldi. Non li avranno, poveretti. Non li avranno, allora non ci diamo senza niente a loro, scusa. Sa loro cosa dicono? Che adesso, dopo la legge Merlin, le malattie sono aumentate. Secondo voi è vero? No, non è vero, noi stiamo tutto bene. Sì, secondo lei è vero che aumentano le malattie dopo la legge Merlin o no? Era meglio prima che adesso. Sono aumentate le malattie? Prima c'era la visita medica, adesso non c'è niente. E secondo lei? Ma io non posso rispondere a questa domanda. No, e lei non può rispondere, signora. Ci sono più malattie secondo lei adesso o no? No, stanno peggio di prima. Ah, sì, peggio di prima. Ho capito. Va bene. Se vuol dire che abbiamo fatto l'affitto da 5 mesi e non abbiamo la casa. Quello non appartiene alla legge Merlin, vero? Appartiene alla Democrazia Cristiana. Si capisce che parlare della legge Merlin non è che un pretesto. Ma tu, Butitta, come ne vedi l'applicazione qui in Sicilia? Che in Sicilia ancora si continua con i vecchi. Insomma, devo dedurre che anche qui la prostituzione legale resta un rimpianto. Per i giovani siciliani era più comoda la casa di tolleranza, perché diversamente non sanno come fare e dove andare. Difatti c'è una corruzione terribile in questi ultimi momenti, in questi ultimi tempi. Non si vede, non si sa, ma i ragazzi cercano di sfogarsi con le bestie, ecco. Addirittura? Con le vacche, con le capre, in tutte le maniere. Alla campagna vengono cose spaventevoli. Ma sentite cosa dice, è vero? Beh, questo veramente mi sembra inconcepibile, con le bestie. Perché possiamo dire che in alcune parti della Sicilia ci stanno dei paesi, anche delle città, che sono evoluti. E si vede molto spesso ragazzi e ragazze uscire fuori, passeggiare. Non è che siamo arretrati. Passeggiare, sai, molto poco. Passeggiare. In mancanza di denti ci continuiamo a passeggiare, no? Ma allora è per questo che tu sei contrario alla legge Merlin? No, che sono veramente, sarei contrario e sono tuttora contrario. Perché non ti accontenti di passeggiare? Beh, è istintivamente che uno non si contenta di passeggiare soltanto, perché poi è preso per, non so, come si vuol dire, ha capito, per finocchio, ecco. Ho capito. Quindi quando un ragazzo passeggia soltanto con una ragazza e non arriva a quell'intimità che ci dovrebbe essere, non so, è evidente. Allora la prova corona delle prostitute, insomma. Ecco, senza banco di prova. Però non dico che questo potrebbe anche cambiare in Sicilia. Cioè dire col tempo e con l'evoluzione, costruendo anche in Sicilia delle fabbriche, delle industrie, delle sfogo, perché ancora siamo, la Sicilia è sfruttabile, non è che è sfruttata. Beh sì, certo, hai ragione, sentiamo questo col Basco adesso. E a Palermo, prima con 20, diciamo con 1500 lire si fece. Allora lei mi diceva prima che quando andava in Germania era libero di fare l'amore con le ragazze, sì, con perché non fate così anche a Palermo? Allora anziché invocare la ricostituzione delle case di tolleranza, perché a Palermo c'è la gelosia, si inizia dalla gelosia degli uomini. Ho capito, ma perché non cambiate? Perché non siamo tutti compatti. Senta, si dovrebbe cambiare la terra, ormai è impossibile cambiare. Prima eravate voi stessi che dicevate che volete cambiare mentalità. Sì, lo dicevate voi. Sì, adesso è stata, ormai è una cosa che è andata, la tradizione, sarà sempre così, c'è poco da fare. L'antichità a Palermo non si cambia mai. L'antichità. Ma un ragazzo prima diceva che cambiando le condizioni economiche, mettiamo che le donne lavorassero come lavorano in Germania. Sarebbe tutto libero. Ah, ecco. Sì. Perché la libertà inizia dal lavoro. Perché in Germania lavorano da 12 anni fino a vecchio. E la libertà è uguale per tutti. E allora vedete che c'è anche a Palermo. A Palermo quando una donna va a lavorare, un fratello la chiappa, dice dove vai? A lavorare, e tu non ci devi andare perché un principale ti schienia. Ha capito? E allora c'è anche la chiave. Senta, allora però lei è d'accordo che se cambiasse la situazione economica, sì, di Palermo? E quando i principali si insegnassero una rotazione, chi fine? E allora quando? Quando i principali sarebbero educati con le donne. Capito. Beh,
principale non potrà mica fare l'amore con 100 operai a un certo punto. Una al giorno si arriva a tutti. Allora, specialmente a Palermo. Allora, bisogna che non sia più il capitalismo, c'è bisogno che ci sia più un padrone. Guardi, a Palermo i siciliani una al giorno la possono fare con tutti. Anche due al giorno. Ecco la conclusione della nostra inchiesta, gridata dal basso delle classi sociali e dal profondo degli istinti. Operai di Milano, di Firenze, di Napoli, di Palermo, uniti in una protesta plebiscitaria contro una legge moderna e democratica, costretti da questo ad ammettere la pressante realtà di certi desideri davanti a cui tutti vorremmo comportarci come struzzi. Oppure, se accettiamo di parlarne, lo facciamo nel più disarmante semplicismo e nella più disperante confusione. E tutto questo l'abbiamo constatato nell'Italia del miracolo economico, sperando, ingenuamente, di scoprirvi i segni di un contemporaneo miracolo culturale e spirituale. E invece, se c'è un valore in questa nostra inchiesta, esso è un valore negativo, di demistificazione. L'Italia del benessere materiale viene drammaticamente contraddetta nello spirito da questi italiani reali. Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore e si sanno soltanto che è amore. Auguri, signor. Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E soprattutto quando è lieta e innocente che la vita non ha pietà. Due ragazzi italiani si sposano. E in questo loro giorno tutto il male e tutto il bene precedenti ad essi sembrano annullarsi come il ricordo della tempesta nella pace. Ogni diritto è crudele ed essi, esercitando il proprio diritto ad essere ciò che furono i loro padri e le loro madri, non fanno altro che confermare, cari come sono alla vita, la lietezza e l'innocenza della vita. Così la conoscenza del male e del bene e la storia, che non è né lieta né innocente, si trova sempre di fronte a questa spietata smemoratezza di chi vive alla sua sovrana umiltà. Tonino e Graziella si sposano e chissà tace di fronte alla loro grazia che non vuole sapere. E invece il silenzio è colpevole. E l'augurio a Tonino e Graziella sia, al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.